Mister, al di là del risultato, io partirei dalla formazione. Ci si aspettava forse un turnover maggiore? Immagino che lei abbia voluto inserire dal primo minuto i cosiddetti tra virgolette titolari per tenere sempre tutti sulla corda. Come mai? Il perché di questa scelta? Perché alla luce del risultato a me sembra non abbia pagato, forse le motivazioni di qualcuno utilizzato un po' di meno avrebbero potuto fare la differenza. Vabbè, qualche cambio comunque c'è stato, perché è stato Russo unico. Sì, rientrava Trevisa che da tanto tempo che non giocava, insomma. Poi il secondo tempo abbiamo messo Tagliavacchi, abbiamo ruotato un po' le situazioni. È chiaro che dopo 18 minuti la squadra è sotto i 2-0, eravamo partiti benino con una buona circolazione di palla, poi insomma al primo affondo loro abbiamo commesso un'ingenuità, eravamo un po' troppo larghi, si è inserito Nigro, ci ha fatto gol e quindi insomma si è messa un po' in salita. Sapete, dopo un campionato stressante, duro, difficile, nonostante abbia cercato di richiamare la concentrazione della squadra, ma sai, le feste ti portano via qualcosa sia a livello fisico che a livello mentale. Dopo tanti anni questa squadra, questa società, questa città ritorna in un campionato importante come quello di Serie B, i festeggiamenti sono legittimi. È chiaro che oggi mi aspettavo qualcosa di più come approccio alla squadra, come approccio della squadra a questa partita. Poi dopo nel secondo tempo avete visto c'è stato pure rigore e espulsione, poi chiaramente diventava una montagna da scalare difficilissima. Abbiamo avuto una reazione, abbiamo fatto questi due gol, però insomma la partita chiaramente non è mai stata in dubbio come risultato finale. Niente, abbiamo sbagliato questa partita, prendiamo atto, non tutto il male viene per nuocere, perché questa sconfitta di oggi sicuramente ci darà le motivazioni per domenica e per sabato, che c'è l'ultima partita casalinga nostra contro un avversario dove c'è una grande rivalità tra città, sappiamo i tifosi quanto ci tengono, quindi cercheremo di fare una grande prestazione per regalare soddisfazione alla nostra gente. Come sta Khalil? Abbiamo visto uscire zoppicando. Non lo so, onestamente non lo so, ha avuto un problema muscolare, ma non so l'entità di che danno si possa trattare. E perché lui e non uno tra Cristea e Mendici in oggi? Come mai ha scelto? Khalil ha fatto 15 gol e quindi aveva le motivazioni per poter cercare e fare ancora gol per la classifica dei cannonieri. Invece poi la partita si è messa in un certo modo, infortuni a parte, chiaramente è diventato tutto molto più difficile. Due parole sull'esperimento di Bovo largo a destra, basso, insomma terzino a destra. Come mai l'aveva messo già lì provato, perché tra l'altro quando, se non erro, a Benevento fu espulso Colombo? Sì, come sapete, insomma, dopo Colombo non è che abbiamo tantissima scelta. Volevo, poi Trevor era sanguinante, ferito. Sta a proposito. Come? Mi sta a proposito. Credo che gli abbiano messo dei punti, non so quanti. E allora insomma ho riportato Tuia centrale, ho messo Bovo che secondo me ha le caratteristiche per poterlo fare, perché ha la corsa e anche l'esperienza per poterlo fare. Ho inserito, ho voluto vedere questo ragazzo che è con noi, che si allena, Tagliavacche. Gli ho voluto dare una possibilità per valutarlo, per vederlo. Mi sembra insomma la prima volta che dal debutto tra i professionisti su un campo difficile così ha fatto la sua parte, ma è chiaro che la partita era tutta in salita, poi una volta siamo rimasti in 11 contro 10 è diventata ancora più in salita. Mister, per quanto riguarda il futuro, so già che lei non ne parla molto. E quindi non mi fa domande. No, però lei è inutile che me la fai. No, gliela faccio perché è mio dovere. Poi se lei non vuole rispondere mi adeguo. Però almeno dal punto di vista tempistico, quando vi siederete con Lotito in mezzo a Roma per cercare di delineare le linee guida della prossima stagione? C'è da finire il campionato, c'è da finire appunto sabato con questa gara con la Casertana, poi c'è la Supercoppa con avversari che sapete molto molto importanti, di qualità, quindi una volta finita la stagione ci sarà modo e tempo per sederci e per parlare.
Ma è ipotizzabile, lei ha detto, non è detto che, non ho mai detto che voglio andare via, ma è ipotizzabile che Menichini resti a Salerno con Fabiani, cioè questo binomio che comunque è stato un binomio vincente, si può prolungare? Ho risposto già in conferenza stampa, quindi non dovete chiedere a me. We'll be right back.